Ecco, buongiorno a tutti. Oggi ci riuniamo con i rappresentanti di due importanti realtà che agiscono sul suolo nazionale e anche su Milano. Vogliamo mettere in luce quest'oggi il tema delle realtà di accoglienza e della catena della solidarietà e del volontariato in questo momento di emergenza, ma anche capire i passi di una ricostruzione. Abbiamo con noi il professor Pasquale Sebbio, che è professore di Buongiorno, economia, grazie per l'invito. che è professore di economia delle aziende non profit nell'Università del Piemonte Orientale, ma principalmente per noi oggi anche il presidente, qui come presidente della Opera Cardinal Ferrari, quest'opera nata ai primi del Novecento dalla grande testimonianza del Cardinal Ferrari di Milano e che ininterrottamente fino ad oggi lavora sull'accoglienza delle persone che hanno perso tutto, quindi interviene sul tema della casa, dell'ospitalità, del pranzo, del vestire e anche trovare percorsi nella società, oltre anche ad aprire a studenti universitari, perché il tema dell'accoglienza è vasto e non solo estremo. E poi abbiamo con noi Giovanni Bruno, presidente del Banco Alimentare. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Eletto presidente del Banco Alimentare, in realtà trentennale, mi pare proprio nell'anno del trentennale, nel 2019, e dunque insomma. 24 giugno, giorno di San Giovanni. Ecco. Con lui appunto una realtà che conosciamo e a cui molti prestano servizio. Ecco, accennavo prima che vorremmo un po' accendere, o meglio, togliere il velo in queste città deserte su quel che non si vede quasi più, cioè tutte queste persone che bussano alle porte o entrano in una realtà, in un istituto, e mentre i fari sono accesi certamente su cose immediatamente macro e decisive, dall'Europa alle scelte del governo, alle azioni delle regioni, eccetera. Però ci pare che dentro il lavoro dell'accoglienza, dell'operosità intelligente, seguita ancora oggi dalle persone, ci sia un'ideazione, una fedeltà in questo tempo dei soggetti che hanno in sé e insieme un metodo ricostruttivo della società. Nello stesso momento in cui avviene il cambiamento, nello stesso momento in cui, come oggi, avviene una cosa inedita. Per cui parlarne adesso in una fase acuta è per trarre un pensiero, e questo secondo me è molto importante, trarre un pensiero da come loro ci racconteranno, trarre un pensiero per questo momento dove la casa brucia, ma non possiamo più rimanere noi stessi come prima. In un'intervista scorsa che abbiamo fatto con Stefano Zamani, ci diceva con un certo sprone: ci vuole più governance e non solo governo. I corpi intermedi e il welfare, secondo, vanno letti e guardati come intelligenza per una ricostruzione in questo stesso momento. Allora vorrei chiedervi oggi di raccontare da una parte, di esprimere riflessioni e di dare anche delle indicazioni che sorgono dalla vostra esperienza. Diceva oggi Giorgio Vittadini su un editoriale molto bello del Sussidiario: perché dopo non dovremo riaprire le gabbie, ma dovremo riabitare i luoghi. Ecco, questa riabitazione, come è già accaduta, è la prima domanda, nelle vostre realtà? Cioè, come resiste la catena del volontariato nel Banco Alimentare e nell'Opera Cardinal Ferrari? E soprattutto, cosa vi siete detti nel mentre di questa dimensione diversa, inedita, di una situazione di pandemia? Voi che lavorate tra l'oggetto e il soggetto che riceve o è accolto, si vede di più nel bisogno di oggi. Ce lo potete raccontare?
chiedo di iniziare a Giovanni. Va bene, la prima cosa che ci siamo detti, parto da questa domanda, la prima cosa che ci siamo detti è che da subito, che questa era una grossa sfida che chiedeva anche un grosso sforzo di creatività e anche di fantasia, perché no, nel rimodulare formule, modi, abitudini. Era una cosa che ci siamo detti all'inizio del cambio di presidenza, che era necessario essere aperti e disponibili, e io ho scritto poi che mai più avrei immaginato, quando dicevo questa roba, che la realtà avrebbe costretto così fortemente a questa dimensione di apertura, di fantasia, a ripensare modi e non essere fermi nelle proprie abitudini e anche nel modo in cui ci si è strutturati, quindi. Ed è tutto un lavoro che stiamo poco alla volta faticosamente facendo, perché comunque il primo compito, la prima cosa che ci siamo appunto di nuovo detti è stato il primo problema è esserci. La prima cosa da fare è esserci, raccogliere questa sfida, non venir meno, non lasciare perdere, non lasciarsi, come dire, vincolare dai limiti oggettivi che la situazione via via, poco alla volta, sempre più in modo stringente poneva, e continuare in una situazione straordinaria a fare la nostra, il più possibile, la nostra attività ordinaria. Questo è stato la frase che ci siamo dati un po' come guida. Continuare nel fare, nel raccontare quello che siamo da 30 anni. E la grossa, come dire, intuizione iniziale di 30 anni fa è stata quella di essere al servizio delle strutture caritative. Quindi il Banco Alimentare, che è una realtà fatta dalla Fondazione e da 21 banchi, lo dico perché non per tutti è così chiara com'è l'assetto, 21 banchi praticamente su tutto il territorio nazionale, non dico in tutte le regioni, ma su tutto il territorio nazionale, questa realtà non arriva direttamente al povero. Nella sua vita ordinaria, nella sua attività ordinaria, non arriva direttamente al povero. Poi ci sono anche i casi in cui qualche eccezione succede, perché di fronte al bisogno uno non dice no, ma arriva alla struttura caritativa, serve la struttura caritativa. E questa ha consentito, se da una parte può essere vissuto tante volte come quasi una mortificazione, perché non hai lì immediatamente il povero davanti, che in qualche modo magari ti conforta anche nel tuo impegno, dall'altra però, come dire, ha consentito di essere al Banco Alimentare un grosso volano e un liberare, la possibilità di liberare risorse nelle strutture caritative, la possibilità di essere tramite di rapporti fra le strutture caritative, non solo, ma soprattutto di essere un ponte fra il mondo profit e il mondo non profit. E questo credo che sia stata un'intuizione importante, e sia tuttora un ruolo importante, per cui pur in questa, come dire, urgenza del momento, noi cerchiamo di restare saldi su questa intuizione e di non lasciarci travolgere, perché in prospettiva crediamo che sia fondamentale, sarà ancora fondamentale come ruolo, potrà esserlo ancora di più,
tra l'altro con una serie di leggi che poco alla volta si sono messe in atto nel nostro paese, anche con cambiamenti recenti, ampliamenti recenti, provvedimenti recenti sul recupero dello spreco, sul recupero delle eccedenze per evitare che diventino spreco, anche questo in qualche modo ha ampliato il ruolo di snodo e di possibilità di incontro, non solo profit e non profit, ma profit, non profit e istituzioni. Dico un esempio banalissimo che colpisce però nell'immaginario. Recupero quando ancora si poteva fare perché viaggiavano e speriamo che un domani riprendano a viaggiare, dalle navi di Costa Crociere, per esempio, è stato un grosso sforzo di mettere insieme il mondo profit, le strutture caritative e le istituzioni, perché hanno dovuto intervenire le capitanerie di porto, gli uffici sanitari, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il recupero del pesce confiscato, per esempio, ha voluto dire tanto coinvolgimento delle istituzioni, e questo è fondamentale. È molto, molto bella questa definizione di cercare di vivere l'ordinario in un momento così dove tutti i ponti si sono interrotti. Vuoi mantenere questo ponte di rapporto tra il mondo profit e il non profit. E mi pare che appunto questa idea dell'ordinario sia andare come un po' al profondo anche di quello che sta succedendo, cioè rivedere tutte le cose che i meccanismi che ci tengono uniti e insieme e andare al fondo, cioè far vedere ciò che è ordinario, ciò che tiene. Ecco, allora, professor Pasquale Sedio, ci racconti invece appunto la dimensione della vostra interrogativo oggi, voi che vedete le persone e siete in contatto diretto. Ecco, l'intervento di Bruno mi dà un assist indubbiamente molto interessante, nel senso che noi ci poniamo in modo complementare rispetto al banco alimentare, lui stesso l'ha detto, loro in filiera aiutano e sostengono moltissime organizzazioni, tra cui l'Opera Cardinal Ferrari. L'Opera Cardinal Ferrari fondamentalmente ha due aree di attività, il centro diurno dove accogliamo circa 200-230 persone, uomini e donne, senza fissa dimora, accedono al mattino, prima colazione, doccia, cambio di biancheria, mensa, sale di riposo, sale di animazione, per cui per esempio la partnership, perché ormai sono tanti anni che collaboriamo col Banco Alimentare, per noi è un partner direi strategico, ci fornisce circa il 20% dei beni alimentari che poi noi andiamo ad utilizzare sia nella mensa per i senza fissa dimora sia nei pacchi viveri, quindi ci aiuta a diversificare per esempio l'alimentazione, ad avere una varietà di cibo più idonea anche rispetto alle fasce di popolazione a cui ci rivolgiamo. I nostri senza fissa dimora sono persone che prevalentemente appartengono a fasce avanzate di età. Abbiamo diversi ultra ottantenni, abbiamo qualche ultra novantenne, quindi persone che dormono nei dormitori pubblici ma che poi si recano nei centri diurni come l'Opera. In più, come lei accennava nell'introduzione, l'Opera accoglie studenti universitari di fuori regione, di varie università milanesi, accoglie i giovani lavoratori, persone che arrivano a Milano e che per motivi di lavoro, soprattutto nella fase iniziale della propria carriera, cercano un'accoglienza e un alloggio dignitoso a prezzi contenuti. Sappiamo tutti che nella fase iniziale del nostro lavoro non si guadagnano tantissimi soldi. A Milano ci sono oltre 50.000 giovani lavoratori con contratti precari, con contratti a tempo determinato, e purtroppo in questa emergenza che stiamo vivendo sono i primi lavoratori che stanno saltando. Dei nostri 25 giovani lavoratori che accogliamo in questa emergenza, già 12 hanno perso il posto di lavoro. Diciamo, i contratti che sono saltati per primi sono i loro, e quindi questi rischiano di andare a
rinforzare purtroppo le fasce di persone che, pur avendo un lavoro, appartengono ai cosiddetti working poor, cioè persone che lavorano ma il cui reddito non è già sufficiente in condizioni lavorative, figuriamoci quando uno perde il lavoro. In più accogliamo parenti di degenti ospedalizzati e ospedalizzati, perché a Milano arrivano oltre 250.000 persone all'anno a chiedere prestazioni sanitarie agli ospedali, al sistema sanitario, per esempio milanese. E anche noi stiamo, per esempio, segnando avendo delle conseguenze anche negative da questo punto di vista. Pensi che tutte le visite specialistiche, le visite di controllo, sono chiaramente in questo periodo saltate tutte, nel senso che sono state sospese e rinviate ai mesi successivi. Noi nell'accoglienza notturna abbiamo un calo di circa il 65% nelle presenze. Quindi questa emergenza, per esempio, ci sta da un lato evidenziando il fatto che c'è una forte connessione tra le istituzioni, lo dico in senso positivo, ho utilizzato l'esempio di prossimità del Banco Alimentare perché è molto forte, molto intenso e molto vero all'interno dell'istituzione non profit. Noi ci interfacciamo con queste persone, per cui, come ho detto prima ad Andrea Giussani e poi a Bruno nel cambio di presidenza al Banco Alimentare, noi facciamo parte della filiera del Banco Alimentare, pur essendo un soggetto e un'istituzione che ha quasi un secolo di vita, ma in questo impegno che nell'emergenza lo straordinario diventa quotidiano, abbiamo anche vissuto e abbiamo dovuto mettere in campo una capacità di adattamento, penso ai volontari. Noi abbiamo circa 120 volontari molto fidelizzati, alcuni di loro, circa un 30%, svolgono attività di volontariato all'opera da oltre 30 anni. Appartenevano anche loro a una fascia d'età avanzata, per cui prudentemente anche noi abbiamo sollecitato di rimanere a casa, perché insomma questo virus, da un punto di vista purtroppo del contagio e purtroppo delle morti, vediamo come segna numeri assolutamente rilevanti, ma abbiamo scoperto anche un bacino, parlo del quartiere stesso in cui l'opera è inserita, noi siamo nella zona sud di Milano, molte persone che sono a casa perché le loro attività sono sospese o chi è in smart working ha riscoperto in questo momento l'opportunità e, se vogliamo, anche la necessità di rendersi utile agli altri. Per cui abbiamo avuto, in un momento anche di difficoltà, i servizi dell'opera si reggono tra gli operatori e i volontari, e questa integrazione è fondamentale per mantenere la linea di servizio quotidiano, perché senza fissa dimora è facile dire restare a casa. Chi non ha una casa dove va? Avremmo avuto migliaia di persone in giro per Milano alla ricerca di dove andare in bagno, dove farsi una doccia, dove poter lavare i propri vestiti, dove mangiare. Quindi questa rete, che io mi piace vederla proprio in filiera, devo dire sta dando un risultato straordinario per la città di Milano, che ha storicamente una forza e una capacità di risposta sicuramente notevole. Credo che da questa emergenza ne usciremo diversi, ne usciremo secondo me rinforzati su alcuni aspetti. Purtroppo stiamo pagando anche dei prezzi elevatissimi. Vi dico solo che nelle 3 settimane ho già perso 3 colleghi universitari che purtroppo sono deceduti in questa emergenza, ma credo che ne usciremo anche con aspetti positivi, dove il terzo settore dovrà dare un contributo significativo anche di idee, di visione, di ricostruzione. Non possiamo rimanere solo a valle dei processi di bisogno, è importante svolgere questo ruolo, ma bisogna cominciare a dare anche un contributo più significativo nella risoluzione o nella rimozione delle cause che generano poi molti di questi problemi e a cascata molti di questi bisogni. Ha già anticipato alcune riflessioni che
Poi faremo. Volevo adesso, dopo questo racconto che ci ha fatto, entrare un po' anche nel clima delle persone che voi incontrate e che vivono in queste settimane, in queste ore, domandandovi questo a entrambe: che posto comprendete che occupa nella ricostruzione umana che dovremmo fare, condividere la vita della parte più debole della società? Avremo di fronte molto probabilmente una grande fatica della classe media, di tante altre situazioni. Ecco, mi domandavo che cosa ci suggerisce ora e che cosa ci suggerirà dopo l'attenzione e questo spirito dell'accoglienza così strutturato, interrelato come ci state raccontando. Mi ha colpito molto il Papa quando nella piazza solitaria, ma carica della sua presenza, ha fatto questo passaggio: con la tempesta è caduto il trucco degli stereotipi con cui mascheravamo i nostri ego, sempre preoccupati della propria immagine. Ed è rimasta scoperta ancora una volta quella benedetta appartenenza comune alla quale non possiamo sottrarci, l'appartenenza come fratelli. Ecco, volevo chiedervi che posto ha nella prospettiva questa consapevolezza che già testimoniate, che molti volontari, tantissime persone in questa Milano e provincia così dedita, che posto dovrà avere? Ecco, magari Pasquale Sedio subito. Ok. Beh, nel caso dell'opera devo dire che l'altro è non un soggetto astratto, ma sono le persone che quotidianamente incontri. Sono il fenomeno delle vecchie e nuove povertà, ingloba e include, direi fagocita purtroppo, tantissime persone. La classe, quella che noi ritenevamo media, già ormai da una decina di anni, io sono presidente dell'Opera Cardinal Ferrari dal 2010, quindi ho questa opportunità da questo piccolo punto di osservazione di aver già purtroppo registrato lo scivolamento verso condizioni di povertà, che non vuol dire solo una carenza di reddito o una mancanza di reddito, ma vuol dire una condizione di nuova solitudine, di emarginazione, di indebolimento di quelle che sono le reti amicali, parentali, e scatena tra l'altro il timore per i poveri più strutturati, i più deboli, gli ultimi, gli emarginati, che vedono ingrossare queste fila, quasi il timore che il sistema di risposta poi non possa essere sufficiente. È chiaro che in una istituzione che porta, come lei ha detto all'inizio, un nome assolutamente importante come quello del Cardinal Ferrari, che ricordiamo a Milano è stato arcivescovo per quasi 27 anni, ma che Milano ha una tradizione lunghissima e larghissima di grandissimi cardinali. Ora fare dei nomi è difficile, ma sicuramente penso a Martini, sicuramente penso a Montini, sicuramente penso a Schuster. Non perché gli altri siano stati di meno, ma hanno vissuto anche epoche, situazioni, condizioni assolutamente difficili e differenti. È chiaro che dentro l'opera Cardinal Ferrari, come mi piace sempre dire e poi vivere, chi dà e chi riceve deve avere pari dignità. E il fatto che tu accogli la persona sotto la centralità della luce di Cristo, che restituisce sempre qualcosa di più di un bisognoso in un povero, ma ti fa vedere in esso il fratello, ti fa vedere la sorella, ma non in termini teorici, ma la persona di prossimità che incrocia il tuo sguardo, che ti interroga, che ti sollecita nel dare la risposta. Questo avviene e deve continuare ad avvenire, ma in una logica dove bisogna spingere sempre di più le persone là dove possibile. È chiaro che se mi confronto con un cinquantenne, un quarantenne, un sessantenne, ho la possibilità di chiedere un impegno molto concreto nel ridiventare protagonista della fuoriuscita da questa condizione di difficoltà. Perché su questo bisogna essere chiari:
Non può esserci un'istituzione che ti prende, ti carica di peso e ti porta fuori dalle problematiche, dalle complessità in cui tu ti trovi. Ma deve accompagnare questo percorso, deve condividere questa fatica, ma dove le persone debbono ridiventare protagoniste del loro destino e del loro futuro. Io posso essere al tuo fianco, ma non posso sostituirmi a te. Per aiutarti non solo ti devi lasciare aiutare, ma devi metterti nelle condizioni di riacquisire quella dignità spesso perduta, e quindi nell'accoglienza di queste persone bisogna restituire questa dimensione, ricostruire in alcuni casi questa dimensione. È chiaro che all'ultra novantenne o all'ultra ottantenne posso solo con le attività, i servizi, l'accoglienza accompagnarlo ad avere una vita dignitosa e degna di essere vissuta. Non posso chiedere, voglio dire, molto altro. Per cui le geometrie indubbiamente sono variabili. L'onda è già stata fortemente crescente in questi anni. Temo che questa emergenza, ma il mio timore purtroppo è più che reale, ci restituirà un'onda, non vorrei usare ora termini forti, ma uno tsunami economico e lavorativo molto, molto forte e molto intenso. E purtroppo se noi non ricominciamo, e quindi dal punto di vista economico il sostegno alle imprese, il sostegno alle famiglie è centrale, perché se non si genera e produce ricchezza e si redistribuisce, è difficile distribuire solidarietà. L'opera, come il banco alimentare, vive prevalentemente di dono e di donazione, quindi. Se la ricchezza economica, come già negli anni ha segnato, ha una difficoltà, almeno nella sua generatività e nella sua generazione, la solidarietà indubbiamente ne risente. Poi non dimentichiamo che viviamo in un paese che ha dei fondamentali economici assolutamente solidi. Il risparmio delle famiglie italiane, mi riferisco a quello privato, ammonta ad oltre 8.000 miliardi di euro. Quindi, voglio dire, c'è una ricchezza economica dentro il paese, tralasciando tutto il patrimonio pubblico e la ricchezza pubblica. Però questa redistribuzione segna delle difficoltà. Il sistema pubblico, nonostante la ricchezza economica sia cresciuta notevolmente, evidenzia un sistema redistributivo che, anziché accorciare, negli ultimi anni ha ampliato le distanze, ha ampliato le ineguaglianze. E quindi il sistema pubblico da solo non basta. La società civile non può sostituire il sistema pubblico, ma in modo complementare bisogna ridare e partire dal presupposto che esistono pari dignità di esistenza, di capacità, di idee. Bisogna lavorare insieme per contribuire a creare nuovi scenari, nuove soluzioni, nuove opportunità, nuovi strumenti. Grazie, sì, molto. È una prospettiva che è molto molto realistica e grazie per questa ricentratura anche dello sguardo sulla persona che è al cuore della vostra esperienza. Una parola a Giovanni. Sì, sicuramente noi come tutti abbiamo visto immediatamente. Direi che in queste 2-3 settimane c'è già stato un accavallamento di cose. Immediatamente abbiamo avuto l'aumento di richieste da quelle persone che, dico banalmente, neanche potevano più chiedere la carità davanti alla chiesa, insomma. Da quelli che lavavano i vetri ai semafori o che vendevano le rose per strada. Questa gente qua, o quelli che al supermercato ti mettono, ci tormentavano magari volendoci mettere a tutti i costi la roba nel bagagliaio della macchina per poi recuperare l'euro, il mezzo euro dal carrello della spesa, che era tutta gente che di colpo ci si è resi conto che in qualche modo con quello che faceva campava. E questa è stata la prima ondata. La seconda ondata è di quelli che lavoravano nel sommerso. Adesso mi sembra che ci sia un po' di moralismo in giro,
per cui si vuole non dire questo, sembra scorretto dirlo, però se i numeri dell'Istat ci dicono che 3.700.000 persone vivono di sommerso, probabilmente bisogna farci i conti, guardare la realtà, può piacerci o non piacerci, ma è questa, e questi hanno un problema adesso. A questo si sono aggiunto, si stanno aggiungendo, la terza onda, la chiamo io, che sono quelli che lavoratori autonomi, piccoli artigiani, lavori, come si dice, pur dipendente, pur a contratto, ma con quei contratti particolari a chiamata, il cameriere, il barista nel pub, la guida turistica, eccetera. Quindi lavori irregolari, ma che uno è costretto, non può più fare. E magari per un parrucchiere, un estetista che ha aperto da un mese il negozio, magari facendo sacrifici, e ritrovarsi senza la possibilità di incassare una lira, forse diventa un po' problematico, avendo tutte le spese fisse da comunque mantenersi. E per un meccanico, credo che pochi ormai in questo mese e mezzo siano andati dal meccanico a far sistemare la macchina, ce l'hanno parcheggiato fermo e non possono usare. Ecco, per dire, tutti, quindi anche questa pletora di lavori assolutamente regolari, però sono in difficoltà, e credo che, crediamo che questo sarà destinato assolutamente a crescere. E credo che questa vicenda stia svelando anche un po' un'altra idea un po' falsa, che il preoccuparsi, per cui tante volte il Banco Alimentare ha avuto qualche così rimostranza, ma in fondo vi occupate del cibo, fate assibieco e basso assistenzialismo. Io abbiamo sempre detto che il cibo è l'elemento fondamentale di inclusione sociale, perché senza quello poco si può fare, e credo che qualche dimostrazione l'abbiamo già vista di quanto sia importante, e a far cadere questa maschera abbia provveduto qualche vicenda dei supermercati di Palermo, per esempio. Tra l'altro, come diceva l'amico Sedio prima, il contribuire in questo modo alle strutture caritative vuol dire per loro liberare risorse per poter fare altri interventi, per esempio. E questa è una cosa generalizzata per tutte le strutture caritative servite dal banco. Soprattutto quello che abbiamo sempre detto è che l'importanza del gesto va ben oltre il cibo che uno porta e che uno riceve. Vuol dire quello che sto ripetendo in questi giorni, già 2 settimane fa una signora ha detto, quando gli è stato portato a casa il pacco a sud: beh, pensavo di essere stata abbandonata un'altra volta, e invece no, me l'avete messo davanti alla porta, mi avete telefonato, mi avete cercata ancora. Quindi vuol dire che non vi siete dimenticati. La cosa peggiore che in questo momento si potrebbe fare è lasciare le fasce già deboli e le nuove fasce deboli da sole, senza questo tipo di attenzione. E questo non credo che sia così facilmente realizzabile dall'ente pubblico, che può aiutare il volontariato, il terzo settore o i corpi intermedi, come si diceva una volta, ma la prossimità con questa dimensione è tipica del terzo settore, del volontariato. L'ente pubblico dovrà favorire questo, dovrà mettere in condizioni, aiutare con tutti i modi, con tutti i dispositivi di legge, anche basterebbe banalmente ampliare o anticipare almeno 5 per 1000, per esempio, alle strutture caritative, che già sarebbe un tirare un attimino il fiato per molte, non per tutte, ma per alcune. E soprattutto sostenere questa dimensione.
perché come dire, si alimenta di questo. Quando si dice inclusione sociale vuol dire relazioni, vuol dire trama di rapporti, lo diceva all'inizio Pasquale nel suo intervento, vuol dire il fatto del, come dire, del percepire che c'è qualcuno intorno a te che si occupa, è capace di occuparsi anche di te. E questo rende anche capace poi quella dimensione del recupero della dignità, rende capace di occuparsi anche degli altri. Altra testimonianza di telefonata al Banco Alimentare, sono stata aiutata in passato dal Banco Alimentare quando ho avuto bisogno. Adesso qualunque cosa posso fare, chiedetemela, perché ci sono. Ecco, questa dimensione della gratuità diventa fondamentale nella costruzione di un tessuto sociale, di una convivenza civile e anche di un ordine proprio. E questo è importante che venga compreso, perché se tutto viene limitato a degli interventi di tipo economico, così un po' a pioggia, credo che tamponiamo il problema per una settimana, due, un mese, ma poco alla volta torna fuori. E scrivevo l'altro giorno ringraziando un amico perché aveva sollecitato una serie di aziende alimentari nel contribuire con donazioni aggiuntive al Banco Alimentare, gli scrivevo che noi siamo molto preoccupati del dopo e quindi di cominciare a cercare, non sappiamo ancora bene come, nessuno di noi sa bene come sarà e riesce bene ad immaginare anche il come potersi rimodulare, però in questo come noi vogliamo esserci in ogni caso, e sarà importante per questo continuare ad esserci, non far venir meno come dire, questa tensione che adesso in tanti viviamo, che per noi non è dettata soltanto dall'emergenza, che per carità di Dio c'è, ma è determinata soprattutto dalla consapevolezza che questa dimensione della condivisione, della solidarietà, ancora di più per stare a quello che diceva prima Pasquale, della carità, sono costitutive del nostro vivere quotidiano proprio, della nostra, è ciò che rende la convivenza civile una convivenza umana, insomma, veramente e pienamente umana. Ecco, credo che questo spunto sintetico che hai dato sia veramente, colga veramente l'essenziale di questo momento e di quello che state sentendo e tutti un po' sentiamo sui passaggi che dovremmo vivere. Trovo molto importante. Vi vorrei chiedere un'ultima cosa, appunto accennavo che questo dialogo era per raccontare, per offrire riflessioni e anche qualche indicazione. Siamo spesso abituati così a dire quale richiesta fate, che richiesta facciamo. Mi pare che tutto ciò sia lontano dallo spirito di questa fedeltà di cui avete raccontato e di questa prossimità. Però mi rifaccio ancora a Stefano Zamagni, che mi ha colpito nell'intervista scorsa, dove diceva dobbiamo cercare di non far più considerare il terzo settore come la barella di uno Stato vecchio. Questa è un po' una sintesi. E dava dei suggerimenti anche molto concreti, di cui uno, hai detto tu Giovanni, il 5 per 1000 di 2 anni è fermo, andrebbe sbloccato, si potrebbe anticipare quello dell'anno venturo, insomma ci sono diverse forme, ma la domanda è un po' questa che rivolgo a entrambi. Che visione intendete suggerire? Che percezione appunto del territorio va offerta ai punti di governo centrale e anche locale per cogliere i punti mancanti che ancora oggi ci segnano? Uno fra tutti, credo che si veda in questi giorni, la burocrazia immensa che riempie il tempo, mentre il tempo andrebbe vissuto per questa prossimità possibile, no? Dell'intervento di ogni tipo.
verso le persone e la società. Quindi che lati mancanti e anche quali suggerimenti dare affinché questi corpi che siete intermedi, e metto anche diversi, ci se ne sono diversi altri di corpi intermedi che riguardano appunto il mondo del lavoro, anche quello della cultura, che suggerimento intendete dare affinché si capisca la lezione che stiamo vivendo, la lezione di vita che stiamo vivendo? Ecco, questo credo che sia uno spunto importante che può venire dalle vostre voci, dalle vostre esperienze. Se ce lo potete un po' individuare, potrebbe essere utile per chi ascolterà questa intervista che lanceremo nei prossimi giorni. Vado? Ancora Sergio. Vai, sì. Vai Pasquale, vai. Ok. Allora, sicuramente quest'ultima domanda è una domanda interessante e anche stimolante per le prospettive. Zamagni è uno dei temi, voglio dire, che batte da diversi anni. Ma il tema della, presenza del terzo settore all'interno, e per terzo settore sappiamo che panorama molto variegato, molto eterogeneo, include tantissime realtà, da Fondazione Cariplo che ha 7 miliardi di euro di patrimonio ed eroga 150 milioni di euro all'anno all'associazione che fa il doposcuola in parrocchia ma che assiste 30 bambini nell'attività didattica per famiglie che tendenzialmente magari non possono permettersi neanche le lezioni private. Però Zamagni dice il terzo settore non può essere, uso un'altra parafrasi, una stampella per uno Stato zoppo. Lo Stato sta segnando anche in questa emergenza dei limiti, ci stiamo misurando con un'emergenza imprevedibile, con dei perimetri, degli impatti ancora tutti da valutare. Il terzo settore, come però accennavo poco fa, non può essere solo lo strumento per razionalizzare la spesa sociale, per razionalizzare la spesa pubblica in generale, la spesa sanitaria. Il territorio è fatto di organizzazioni profit, non profit, pubbliche. Questo sistema che via via sta perdendo i confini che fino a 10-15 anni fa erano molto più netti, molto più chiari. Noi abbiamo un settore profit che sempre più realizza partnership ma anche dà vita ad organizzazioni non profit che poi vanno ad operare, pensi a tutto il mondo delle fondazioni di impresa. Certo. Quindi questo isomorfismo istituzionale che via via, voglio dire, si manifesta e quindi si muove, chiede, credo, a ciascun comparto di rivedere, ridisegnare non solo compiti e funzioni, ci sono delle funzioni pubbliche che non possono stare da nessun'altra parte, debbono stare dentro il sistema pubblico. Ma il sistema pubblico deve avere quella consapevolezza di ridiventare, mi passi questo termine anglosassone, ma player, cioè il distributore, il coprogrammatore del sistema di risposta nel territorio, lasciando però spazio di progettazione, di strategia e di risposta agli enti, soprattutto quelli del terzo settore, che hanno una flessibilità, una velocità, una capacità di adattamento alle risposte molto vera e molto forte. È chiaro che lo Stato nell'intervento, non so se le cronache di questo giorno parlano molto dell'impresa, è chiaro che l'impresa intesa come impresa profit, il mondo imprenditoriale è la spina dorsale di questo paese, ma non è l'unico anello della spina dorsale. Il sostegno agli enti non profit, che poi sono il front office spesso nella risposta, non si può schiacciare il terzo settore solo su quella dimensione, perché ripeto, la valanga che rischia di arrivare al di là della rete di organizzazioni che possono frenare questa valanga, se non riusciamo insieme ad intervenire sulle cause a monte, non ci sarà rete che regga, non può reggere, ripeto, una rete pur solida, coesa, forte, integrata, di fronte a un qualcosa di inedito, di fronte a un qualcosa che rischia di avere un impatto non solo sull'economia e sul lavoro, ma sulla qualità della vita delle persone.
e soprattutto il ceto medio di cui parlavamo prima, che è poco abituato a vedere ridisegnata la propria vita a ribasso lo dico nel senso che non può magari più soddisfare tutte le esigenze e tutti i bisogni, diventa difficile. Paradossalmente il povero strutturato ha tutti gli strumenti o ha degli strumenti più efficaci per sopravvivere dentro un contesto urbano, per esempio. L'ex imprenditore, il dipendente, perché ha avuto una separazione, un divorzio alle spalle, perché ha un malato cronico in famiglia, perché il marito si separa dalla moglie e deve fuoriuscire dal nucleo familiare, diventa concretamente, molto concretamente, uno dei nuovi bisognosi, ma non ha una capacità di adattamento forte e rapida. Le organizzazioni come la nostra si stanno muovendo per andare a intercettare questi bisogni che rischiano, come accennava Bruno poco fa, nascosti dentro le mura domestiche per chi ancora ha una casa e riesce a mantenerla, ma muore di fame in casa. Quindi se non troviamo strategie e strumenti complementari e congiunti, ciascuno deve fare bene la propria parte. Il pubblico, il profit, il non profit, spesso in partnership, ognuno deve valorizzare i propri talenti, le proprie vocazioni, la propria prossimità, ma insieme dobbiamo trovare nuove strategie e nuove risposte. Altrimenti il ragionamento puntuale, focale, sulla singola istituzione crolla, non c'è istituzione che può reggere, anche se l'opera Cardinal Ferrari ha alle spalle 100 anni di storia, guerre mondiali, di pandemie ed epidemie, ne ha viste di tutti i colori nella sua storia, ma ci troviamo di fronte a un qualcosa che può essere anche un'opportunità, anzi dobbiamo lavorare per trasformare questa difficoltà in un'opportunità, ma dobbiamo farlo insieme. Dobbiamo avere la capacità di ideare, progettare, mettere e condividere le nostre conoscenze al servizio del territorio, al servizio del sistema. Se non riusciamo a fare questa operazione, credo che il rischio concreto sia quello di non riuscire a sostenere l'onda che ci arriverà addosso. Ecco. Grazie. Se vuoi aggiungere qualcosa, Giovanni? Due parole soltanto, perché Pasquale ci ha detto tutto, assolutamente. Sottolineo, se posso, perché due cose che mi premono. La prima è che ho già accennato prima, che questa vicenda sta facendo da amplificatore, facendo esplodere quel che già c'era. Noi abbiamo per il trentennale, durante quest'estate, l'estate scorsa, fatto una mostra dove tutto si centrava sull'idea nel mostrare il povero, quello che io chiamo da sempre il povero della porta accanto, cioè quello che uno non direbbe che è povero, quello che sembra continuare a fare una vita normale, ma che ogni giorno è costretto a scegliere fra andare dal dentista o comprare la cena, mandare a scuola in gita i figli perché non si sentano discriminati, o ai figli che l'unico pasto regolare in una Milano sono almeno 20.000, quindi non stiamo parlando di terzo mondo, che l'unico pasto regolare non vuol dire che muoiono di fame, ma regolare, primo, secondo, contorno, lo fanno alla messa scolastica e che in questo periodo quindi non lo stanno facendo. Quindi questa la realtà dei padri separati, che vuol dire avere persone in giacca e cravatta che mangiano alla mensa in Viale Piave, per esempio, e sono quelli, sono i padri separati, moltissimi. Sono tutti esempi di persone prossime a noi, che adesso la realtà sta disvelando in un modo clamoroso, perché stanno diventando un numero notevolissimo, ma che non è diverso da prima, da un certo punto di vista. Ma sono anche quelli, l'altra sottolineatura che Pasquale accennava, che, come dire, che fanno fatica ad adeguarsi, perché parlavo l'altro giorno con un amico, mi diceva, mia mamma mi diceva in guerra, quando
quando c'è stata la guerra si soffriva la fame, ma non c'era tanta differenza con prima, perché soffrivamo la fame anche prima. Adesso no, adesso la situazione è diversa. Siamo in un, veniamo da un società che ci ha disabituato a certe cose, ci ha abituato ad altre, e quindi questo è faticoso. Ripeto, io credo che quello che sia da ripensare sia giustissima l'osservazione da cui si è partito Camillo, che era la citazione del professor Zamagni, il concetto di governance, cioè non, occorre questa ripensare questa collaborazione e queste partnership. Penso anche, la butto lì, che per esempio le fondazioni bancarie, visto che è stata citata la Carinflo prima, che le fondazioni bancarie abbiano potrebbero avere un grosso ruolo e un grosso, abbiano bisogno di un grosso ripensamento anche di supporto al terzo settore in questi termini, all'interno di una governance più complessiva. Basta. Certo. Concluderei qui, perché gli spunti sono davvero tanti, e voi che ci ascoltate credo che li abbiate colti e possiate così stare a ascoltare il suono, il rumore di questi prossimi giorni, anche alla luce di questo racconto, di queste indicazioni, di queste consapevolezze che abbiamo ascoltato. Certo, un dato di fondo è che siamo quelli che siamo e questa situazione sta facendo emergere, come dire, i punti veri. Sui punti veri io spingo molto, anche come centro culturale, perché diventino una offerta di intelligenza, di una lettura della realtà. Perché io penso che la consapevolezza che vive un volontario da tempo, come di voi che guidate delle realtà così complesse, fragili e presenti, sia una consapevolezza nuova, quindi anche una consapevolezza culturale. Da questo punto di vista io penso che la difficoltà a cambiare, a odiare le cose nuove, venga da un pensiero che è fermo, quindi dei governi, degli apparati, anche del mondo profit o anche del nostro stesso mondo che è al servizio degli altri. Il tema veramente è quello di lasciarci colpire dalla realtà e saper sorprendere insieme, in questo senso l'insieme decisivo, il suggerimento nuovo che ne viene e essere uniti nel coraggio per viverlo. Io credo che in questo senso il tessuto anche in cui operate, nazionale, ma anche di questa splendida storia di opere che è Milano, come anche altre città del paese, siano un esempio straordinario. Quindi anche per voi che ci ascoltate, l'opera Cardinal Ferrari a Milano, guardate il sito bellissimo, il Banco Alimentare che molti conoscono e, come dire, adottano una volta all'anno solamente con la colletta, può diventare veramente anche uno spazio di dialogo e di servizio, dove il dono di sé diventa una grande possibilità per tutti. Grazie allora, professor Pasquale Sedio, e auguri per il lavoro di questo tempo, e a Giovanni grazie, Bruno. Grazie a voi, e un saluto a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie.